proprio YouTube, io sono Indy e benvenuti in un nuovo fantastico video, nonché ultimo video dell'anno. Sì! Ragazzi, sono qua, festeggiamo tutti assieme la fine anno e l'inizio del 2018. Che spero qualcosa di meglio di quest'anno, anche se per me è andato fantasticosamente. Sono qui per raccontarvi alcune piccole cose. Un vlog? Più o meno. Un ringraziamento? Sì! Sarebbe più o meno un ringraziamento per ogni persona che ho incontrato nella mia vita, nel web e fuori dal web, più nel web perché ho incontrato più persone nel web. Per ringraziare uno per uno ogni persona, ringraziandoli per qualsiasi cosa, per la fiducia che mi ha dato, per le collaborazioni che mi hanno fatto fare, per tutto, tutto. Dovrei fare un recap. Recap di quello che è successo quest'anno. E sarà un recap bello che lungo. Fidatevi. Ultimamente sono impegnato, non sono riuscito a fare molti video, molte live. Forse da gennaio in poi ho iniziato a fare qualcosa. Fino a, diciamo, aprile, maggio, giugno. Da giugno in poi, se ricordo, ho iniziato ad andare un po' in basso. Ma perché? Perché, come ho raccontato più volte, avevo iniziato un progetto e lo sto iniziando tuttora un altro. Avevo iniziato a scrivere un libro che adesso è pubblicato, adesso su Amazon, e vi devo ringraziare tutti perché 200 e passa copie in soltanto 2 mesi è una cosa fantastica. Vi ringrazio tutti. Però non mi basta, non è che voglio fama o altro, ma non mi basta per come progetto, come lavoro non mi basta. E volevo iniziare a fare qualcos'altro. Sto iniziando adesso a tradurre il primo libro in inglese, mi manca pochissimo, l'ho finito di quasi tradurre, poi dovrò revisionarlo e pubblicare anche quello lì. E so che in inglese avrò molta, molta più fama, molto più gente che mi conoscerà. Sarà qualcosa di fantastico. Poi sto iniziando a scrivere il secondo, l'ho iniziato qualche giorno fa e mi sto già divertendo a creare un nuovo mondo, che fidatevi, se non avete letto il primo non capirete. Però sta venendo fuori qualcosa di meraviglioso, quindi vi consiglio di prendervi prima il primo e aspettare il secondo con ansia, perché ci stiamo mettendo un lavoro della Madonna. Io ci sto mettendo il cuore, ci sto mettendo tutto l'animo insieme ai miei genitori, che fra poco vi ringrazierò. Questo non sarebbe mai successo senza di voi. Una fama del genere, così tante vendite, così tanti libri andati, grazie a voi che mi avete aiutato, mi avete ispirato, continuate a dirmi fuori continuo così perché il tuo libro è speciale, mi vedevo fuori su Discord gente che l'aveva preso e ha detto fuori è fantastico come libro, per piacere continua, cioè io sono emotivo e mi colpisce dritto al cuore sentire queste cose qua, sentire tutta la gente che mi ringrazia, tutta la gente che mi dice fuori di continuare, tutta la gente che mi dice vai avanti, spacca i muri, distruggi tutto quello che c'è davanti e continua con il tuo lavoro. E sto continuando. Non so ancora per quanto continuerò, però continuo per ancora un bel po'. Per ora quest'anno sarò impegnato con il secondo e penso farò qualche video, spero. Avevo promesso qualche video a settimana, ma dire che sono occupato e dire poco. Tento di collaborare con la gente per poter continuare io a giocare con altri e aiutarli, aiutare la gente con le loro live o il loro video. Esempio cambio. Parlando di altro, oltre al mio libro quest'anno ho avuto moltissime collaborazioni con moltissima altra gente, ho fatto qualche intervista con altra gente famosa e voglio ringraziare dopo uno per uno tutte le persone che ho intervistato e che tuttora continuano a fare YouTube nel loro modo, tuttora continuano col loro stile, tuttora continuano a diventare famosi. Io non lo diventerò, ma ok, diventerò come scrittore. Ho iniziato un'avventura che non pensavo potesse arrivare fino a questo punto qua. Sono passati circa 5 anni da quando quel 2013 ho iniziato a pubblicare il mio primo video, che poi ho dovuto cancellare perché era pieno di bestemmie. Va bene che non sono family friendly, ma bestemmie a volontà no. Però ho iniziato circa 5 anni fa con un video abbastanza strano e ho continuato così. Continuato non a migliorare, ma sempre col mio stile, niente montaggio iper epocale, però continuavo con il mio amore, continuavo con il mio stile, continuavo con tutto il cuore che avevo per fare video e farvi divertire, e alla fine ce lo sto anche facendo, sono arrivato tipo a 3600 iscritti, mi ringrazio, di cui pochi mi seguono. Di questo non vi ringrazio. Quello che sto intendendo dire è che YouTube è una passione che continuerò a fare, però non riuscirò a portare ogni giorno. Dovete capirmi, ho 23 anni, gennaio 23,
facciamo, manca pochissimo, manca tipo 18 giorni, visto che oggi è il 31 e stasera è Capodanno e quindi mancano 18 giorni, 19 giorni al mio compleanno. E fra poco avrò 23 anni, cosa ho fatto nella mia vita? Stare qua su YouTube e scrivere un libro, ma non è che abbia fatto poi così tanto altro. Però vedere che voi apprezzate queste cose qua, il mio lavoro, vedere che apprezzate fuori il mio impegno su YouTube, il mio impegno come scrittore, è una bella cosa. Non devo soltanto ringraziare voi iscritti, ma devo ringraziare anche ogni YouTuber e ogni amico che ha partecipato con me. Ogni amico che ho conosciuto piano piano sopra Discord, sopra il web, che diventava sempre di più una parte di una famiglia abbastanza grande. Questa famiglia di Indie the Wolf. Che diventava piano piano parte di questo canale qui. Soleil, tipo ironico e abbastanza divertente. Lizor, che parte con i suoi meme e parte anche con la sua professionalità su Rainbow, no, ok. Poi andiamo con Alexis, ragazza molto simpatica e vi consiglio di andare al suo canale. Cutie, che anche lei è molto simpatica, un pochettino logorroica, ma come me. Non è logorroico, non è una parola brutta, fidatevi, non è una parola brutta. Vuol dire soltanto una persona che continua a parlare, che non che continua a portare la sua allegria più o meno. Sì, credo sia così per me. Poi dopo magari il significato è un altro e sto sminchiando il vocabolario e quindi arriverà fuori chissà chi a pestarmi a morte perché sto sminchiando un significato. Poi dovrei ringraziare Gabby, che senza di lui non sarei abbastanza famoso o non avrei così tante persone che continuano a seguirmi piano piano. Gabby, ti ringrazio un casino. Ringrazio anche gli altri con cui ho collaborato, Lion, Coridan, ringrazio anche Espi Giochi. Spero un giorno di poter ringraziare loro, ma lo ringrazio già adesso visto che spero un giorno di poterci collaborare, ma non lo so. Ringrazio fuori le gente che ho intervistato, tipo Master Doom, ringrazio fuori Ultra Arem, ringrazio Gian Andrea, ringrazio The Prude, ringrazio Frozen, ringrazio tutti, dal primo all'ultimo, per le persone che ho intervistato, dal primo all'ultimo le persone che ho, con cui ho collaborato, tipo Isaac e Tag. Dovrei ringraziare mezzo mondo, fidatemi. Mezzo mondo dovrei ringraziare. E in più voglio anche ringraziare, anche se lo faccio tutti i giorni in casa mia, quando passo, quando mi sveglio la mattina e quando vado a dormire, i miei genitori. Perché? A differenza di molti altri genitori, loro mi hanno spinto. Non mi hanno tirato e tenuto, no, mi hanno spinto. Continuando a spingermi per continuare YouTube, continuare a spingermi per continuare il libro, continuare a spingermi per continuare le mie cose, cioè le mie avventure. Loro collaboravano, come avete visto ho fatto un video con mio padre, che è il più famoso nel mio canale. Due video. Più famosi nel mio canale? Ma ok, va benissimo. Loro collaborano, loro sono genitori fantastici, li ringrazio già adesso. E li voglio ringraziare davanti a tutti quanti per farvi sapere quanto adoro qualsiasi persona che ho incontrato ultimamente. Qualsiasi persona che ho incontrato, come ho detto, nel web, su Discord, sopra il gruppo della community di Gabby, che saluto. Saluto ogni persona che si trova lì, che ho conosciuto piano piano, ho conosciuto un casino di persone simpatiche e abbastanza pazze. Ma, come ho detto, la normalità non esiste. Esiste tanta pazzia e anche io sono una di quelle persone forse pazze. Voglio ringraziare, come ho detto, allora, tutta la community con cui ho conosciuto, la mia vecchia community come la Phantom Community, che, con cui ho collaborato tantissime volte, con cui ho conosciuto moltissime persone fantastiche, con cui anche tuttora continuo un po' a parlarci. E ringrazio ogni YouTuber che continua a fare questo suo lavoro, ogni YouTuber che continua a spingersi per diventare qualcuno. Anche se spero che non ci sia poi così tanta falsità, vorrei un pochettino più di genuinità. Ringraziare ancora un po', come ho detto, poi devo ringraziare il mondo intero, perché ormai collaboro con qualsiasi persona, ho fatto amicizia con qualsiasi persona. Diciamo che ho poca gente che mi sta, che gli sto sul cavolo. Sì, magari il hater che mi mette 300 non mi piace perché boh, le avrò ucciso qualcuno, ma quello non dobbiamo contarlo. Quello ormai è morto, non c'è più, non esiste. Spero che il prossimo anno sia qualcosa di ancora migliore di quest'anno. Quest'anno è stato fantastico per me. Anche se in sé non è stato un anno bellissimo per YouTube, visto che facevo pochi video, è un anno bellissimo per me, perché ho il mio lavoro.
È stato fantastico perché ho iniziato una nuova avventura che non pensavo di poter iniziare. Scrivere un libro e pubblicarlo finalmente. Qualcosa che finalmente ho finito, perché la maggior parte di serie che faccio di single player non ne ho mai finita nemmeno una. Fate Wolfenstein. E vediamo un pochettino come andrà a finire con questa avventura. Anzi, con queste altre avventure, perché non sarà solo l'unica. L'ultima cosa prima di andare è un desiderio che fa qualsiasi persona quando sta arrivando l'anno nuovo. Un presupposto, un desiderio, un qualcosa che vorrebbe avverarsi in questo 2018. E non è fama, non è il vero amore, non è il fatto di che il mio libro diventi iper famoso, anche questo qua è secondario o anche primario. Più che altro primario per me, ma per me i Daniel, non per me Indy. Ve l'ho detto, sono pazzo. Ma vorrei anche qualcosa del tipo una community, una vera e propria community. Una YouTube Italia, nonché anche una YouTube europea, però non so se mai. Una YouTube Italia che collabora con anche con qualsiasi persona, piccola o grande che sia. Qualsiasi persona che, anche se non è inerente al suo canale, ci collabora, provando a fare qualche, ne so, qualche video strano. Aiutare i più piccoli, come faccio più o meno io. Non è che mi metto lì a dire fuori io sono Gandhi e tipo sto portando la pace nel mondo, però voglio provare un pochettino a portare, a aiutare un pochettino le persone piccole. Spero che succeda questa cosa qua, spero, speriamo. Sì, è come sperare la pace nel mondo, spera come il Miss Italia che arriva lì e fai vorrei la pace nel mondo. Questo è più o meno un desiderio che cerco io, ma se non funziona, l'altro desiderio è proprio vedere se il mio libro diventa famoso. È un desiderio abbastanza particolare, molto particolare. Però spero un giorno di poter diventare qualcuno, spero un pochettino un giorno di avere un po' di fama. E non vi preoccupate, non sarò come quelle persone che appena ha un po' di fama si dimenticherà di ogni persona che ha incontrato nel suo cammino. Non sono il tipo. Va bene! Quindi, da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto lasciate una bella zampata se mi piace, se non vi è piaciuto lasciate il contrario. Spero tantissimo che come video fine anno vi stia piacendo. E iscrivetevi, continuate a seguirmi per nuove fantastiche avventure che arriveranno, spero, prossimamente. E buon 2018!